Lunedì 21 gennaio, ben ritrovati con il TGL News. Un piacentino di 47 anni è rimasto seriamente ferito dalla fiammata uscita da una bombola a gas GPL con cui è alimentata la sua auto. Stando a una prima ricostruzione, erano da poco passate le 16 quando l'uomo, che si trovava nella rimessa della sua abitazione di San Nicolò accanto alla vettura, è stato investito dalle fiamme. Ancora ignote le cause. Sul posto sono quindi arrivati i vigili del fuoco e i mezzi del 118. L'uomo è stato portato con l'eliambulanza al centro ustioni dell'ospedale di Parma. Non si conoscono ancora le sue condizioni, le fiamme lo avrebbero investito al volto e alle braccia. La Polizia Municipale di Piacenza ha fornito i dati relativi all'attività del 2018. Le violazioni sono state 73.167, mentre l'anno precedente furono circa 4.000 in più. In calo anche le violazioni per accesso alla ZTL, passate da 48.644 a 36.631. Gli incidenti rilevati sono stati però 1.001 ed è il dato più alto degli ultimi 6 anni. Tre di questi purtroppo hanno anche avuto esito mortale. La tangenziale sud è la strada in cui si sono verificati più incidenti, seguita da via Emilia Pavese e strada Farnesiana. Passiamo alla cronaca. La vita di una giovanissima ragazza di 20 anni si era trasformata in un vero incubo dopo aver lasciato il suo fidanzato, fino a quando, impaurita, ha deciso di denunciare il suo aguzzino. I carabinieri della stazione di Piacenza Principale, nel primo pomeriggio di sabato scorso, hanno così arrestato un giovane fiorenzuolano di 27 anni per atti persecutori nei confronti della ex compagna. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari e con l'espresso divieto di comunicare con il telefono, con la posta o con qualsiasi mezzo telematico o informatico con la sua ex ragazza. Chiudiamo con lo sport, torna questa sera come sempre dalle 20:45 su Telelibertà Zona Calcio, la trasmissione condotta da Corrado Tedeschi e Laura Fregoni dedicata al football piacentino. Si parlerà naturalmente di Serie C, ma anche di calcio dilettanti nella domenica in cui anche le formazioni di prima, seconda e terza categoria hanno fatto il proprio ritorno in campo. Tra gli ospiti annunciati in studio anche il neoacquisto del Piacenza Calcio Giovanni Terrani, ieri in campo contro il Pontedera. Questa è la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento è con il TGL alle 19:30. Buona serata.